Buongiorno a tutti, mio nome è Carlo Ratti, sono professore e direttore di un gruppo di ricerca al MIT a Boston e quello che facciamo è cercare di capire come saranno le città di domani. Noi in realtà pensiamo che ci sia qualcosa di molto interessante oggi che riguarda le città, riguarda l'architettura, riguarda l'industrial design ed è che per la prima volta, grazie alla tecnologia, il mondo costruito, il mondo che ci sta attorno, appunto, alle varie scale, sta iniziando a risponderci. C'è una bellissima mostra al MoMA in questi giorni che si chiama Talk to Me, Parlami, ed è proprio legata a questa idea, al fatto che i nostri oggetti, le nostre case, i nostri edifici, le nostre città, oggi ci parlano, iniziano a risponderci. E questo ha le conseguenze molto interessanti sia per noi come utilizzatori di questi spazi, sia per quanto riguarda, ad esempio, la sostenibilità, come riusciamo a usare queste nuove tecnologie per avere delle città che funzionano meglio, che usano meno energia, che producono meno anidride carbonica. L'architettura, in fondo, e comunque l'architettura, l'urbanistica, è appunto vestire un po' il modo in cui noi viviamo e partire dalle persone, dall'uomo, dall'individuo e capire il rapporto con il mondo esterno. Questo rapporto che è cambiato radicalmente grazie alle tecnologie degli ultimi 20 anni, deve essere ripensato anche in architettura. E questo vuol dire che come 100 anni fa l'architettura passò da una disciplina che era sostanzialmente del disegno, che si faceva all'École des Beaux-Arts, a qualcosa di più interessante con l'ingegneria, con lo studio dei materiali, eccetera. Allo stesso modo, oggi c'è un cambiamento grandissimo tra l'architettura, come si poteva pensare, immaginare fino a un paio di decenni fa, e l'architettura che vediamo emergere oggi. Quindi, un po' come è successo 100 anni fa col movimento moderno, allo stesso modo, ecco, oggi è un periodo di ridefinizione di che cosa vuol dire fare architettura. 100 anni fa, più o meno, Le Corbusier scriveva: la civiltà della macchina sta cercando di trovare la sua espressione architettonica. Ecco, oggi la situazione è esattamente uguale, non è la civiltà della macchina, è la nuova civiltà, definita da voi, sarà nanotech, biotech, tech, eccetera, però che sta cercando di ridefinire che cos'è l'architettura. Ma la tecnologia oggi ci permette di fare cose che anche soltanto qualche anno fa non potevamo fare. La tecnologia poi ha cambiato la nostra vita in modo radicale. Pensiamo a cosa faremmo oggi senza internet, senza la possibilità di comunicare tra di noi, senza email, senza la possibilità di accedere ai dati su cui lavoriamo. E quindi tutto questo ha un impatto fondamentale sulla nostra vita e di conseguenza sull'architettura, che non è altro che un po' il vestire all'esterno in modo costruito la nostra vita. Ciononostante, non è la tecnologia che deve guidare l'evoluzione della città di domani. Quello che guida l'evoluzione risale poi a quelli che si potrebbero chiamare in inglese i driver, quelle spinte umane che sono poi sempre le stesse alla fine, quindi sono la ricerca di spazi sociali, la capacità di creare un buon ambiente in cui vivere. Quindi alla fine queste sono le cose che contano. E per quanto riguarda il tema di prima, cioè il tema di talk to me, il tema di un ambiente che inizia a risponderci, e proprio oggi per la prima volta le cose, gli oggetti, le città, i nostri edifici iniziano a parlarci. In realtà i percorsi, molti percorsi, anche i percorsi più insoliti, alla fine sono già stati battuti. Sono sempre percorsi in cui qualcuno è passato, almeno per parte di questi. Dal nostro punto di vista, per le cose che facciamo, ad esempio, una delle persone che ha battuto, ha aperto molte piste nuove in questo campo è Nicholas Negroponte, il fondatore del Media Lab, il Media Lab all'MIT. E che proprio ormai da 3 decenni ha aperto molte piste nel campo dell'interazione tra noi come persone e l'ambiente esterno, che è poi il campo dell'architettura. Noi crediamo che proprio il perimetro dell'architettura sia in fase di definizione, e questo vuol dire sia avvicinarsi da una parte all'arte, discipline di quel tipo, sia dall'altra parte invece a discipline tecniche, quindi per realizzare alcuni di questi progetti c'è bisogno magari di ingegneri elettronici, di informatici, di fisici, di matematici. La cosa interessante, ad esempio, è che nel gruppo di ricerca che abbiamo a Boston, all'MIT, su una trentina di persone ne abbiamo circa un terzo che vengono dal design e dall'architettura, ma il resto, cioè la maggioranza, vengono da discipline tecniche, quindi di nuovo matematica, fisica, ingegneria, eccetera, informatica, oppure dalle scienze sociali, quindi dalla riflessione appunto sociologica piuttosto che economica sulle persone.
Credo che creatività sia studiare un problema vecchio, un problema nuovo e trovare una nuova soluzione. Noi siamo di base a Boston, abbiamo un ufficio di architettura in Italia a Torino con Walter Nicolino e poi abbiamo, abbiamo una sede di Boston anche a Singapore. E quindi in un certo senso vediamo i vari mondi, quello americano, quello europeo, quello asiatico, che è forse oggi quello più in fermento, quello che sta crescendo di più, dove ci sono le opportunità maggiori. Per quanto riguarda l'Italia non saprei tanto dire, nel senso che noi la facciamo base a Torino ma lavoriamo abbastanza poco poi all'interno dell'Italia. Le persone con cui lavoriamo, i gruppi con cui abbiamo lavorato, c'è della gente fantastica, c'è un sacco di innovazione, c'è un sacco di voglia di fare. È effettivamente l'aria che si respira, che però lo dico solo per sensazione, non per esperienza professionale, è quella che spesso tante di queste idee, di questa innovazione poi si perdano e non riescano a raggiungere, a maturare, insomma. Ma secondo me il segreto è proprio pensare che non sia un segreto, ma anzi qualcosa che è lì, che è di imparare tutti i giorni, quando c'è qualcosa di giusto, quando c'è qualcosa di sbagliato, non sbattere la faccia, no, come cambiare, come migliorare, come migliorarsi. Beh, perché ho visto il formato, ho visto alcuni degli speaker, mi è parso molto interessante. Quest'anno ho fatto TED in California e poi un paio di TEDx che hanno un formato in un certo senso simile e mi interessava poi appunto ripetere l'esperienza in Italia. Grazie mille, ci vediamo allora a novembre.